padre spirituale del Pontificio Assegnato Regionale, vicario episcopale per la pastorale, la Costituzione Gaudium et Spes. È il momento conclusivo in cui dobbiamo uscire dalla grande realtà del Tempio, prendere coscienza di essere De Unitate Patris et Filii et Spiritus Sancto, plebs adunata, per far nostre le gioie e le ansie del mondo e quindi essere nel mondo, soprattutto secondo la stupenda riflessione della lettera di Ogneto. Siamo nel secondo secolo, laddove i cristiani sono nel mondo, come l'anima è nel corpo, e diventano lievito, trasfigurando e, se vogliamo, crismando la realtà del mondo alla luce di quel crisma che ci è stato dato nel giorno del battesimo, la cresima, e per noi sacerdoti, ministri, ordinati. È significativo, ed è una domanda a Luigi, una notizia fresca. Ero già per partire e mi chiama Monsignor Lanfranchi di Modena, dove lui oggi sta trattando con la sua gente la Gaudium et Spes da parte di Savagnone, Palermo, Chevali. E poi mia sorella adesso si agiterà e mi ha chiesto di andare a Modena a parlare della Sacrosanctum Concilium al clero e alla gente a febbraio. Vedete un po' queste consonanze tra vescovi e questo scambio di servizi. Ecco, sarà a febbraio, in qualche giorno libero dalla vista pastorale, e come vedete, cari amici, fa sempre piacere questo scambio tra vescovi nell'ambito di un servizio da rendere alla Chiesa. Ci tenevo a darvi questa notizia per questa consonanza della Gaudium et Spes a Modena e quello che stiamo facendo noi, e di riflesso anche questo invito che costituirà ancora un ulteriore tassello alla fatica che ormai mi accompagna in questo periodo. Do subito la parola a Don Luigi, ringraziandolo della sua presenza. Sono io che ringrazio il Vescovo per la fiducia che mi ha dato nell'affidarmi questa relazione del convegno, e sento, vi confesso, che sento molto la responsabilità di questo momento. Spero di essere all'altezza anche delle giornate precedenti, che so, mi sono informato, sono state tutte di alto livello. Allora, io vorrei cominciare col ricordare quello che il nostro immensamente caro, il beato Giovanni Paolo II, pensava e diceva della Gaudium et Spes. In un discorso pronunciato in occasione del 30° anniversario della sua promulgazione, egli disse così: devo confessare che la Gaudium et Spes mi è particolarmente cara, non solo per le tematiche che sviluppa, ma anche per la diretta partecipazione che mi è stata data di avere alla sua elaborazione. Dunque, in questo testo c'è, e questo ci piace, lo sentiamo come una cosa davvero bella, c'è la mano, c'è la mente, c'è il cuore di Giovanni Paolo II. Allora, lui esprimeva con queste parole il suo legame con la Gaudium et Spes: mi è particolarmente cara. Ecco, io vorrei, così proprio per cominciare, esortare tutti noi ad avere particolarmente cara la Gaudium et Spes. Tutto il concilio, ovviamente, ci mancherebbe, però particolarmente cara la Gaudium et Spes. Io
nello sviluppo della conversazione cercherò anche di motivare perché ci deve essere particolarmente caro. E allora cominciamo col dire una prima cosa: essa viene denominata nel lessico del Concilio, viene denominata Costituzione Pastorale, e ciò rappresenta un'assoluta novità non solo nel Concilio Vaticano II ma nella storia, in 2000 anni di storia dei concili. Mai era successa una cosa del genere. Si erano fatti i concili per definire le dottrine, per fissare i paletti e delimitare l'ambito della ortodossia e definire gli errori. Stavolta invece la Chiesa ha fatto il concilio innanzitutto per cercare un dialogo con il mondo contemporaneo. Il brano che abbiamo ascoltato ce lo ha ricordato. Voglio rileggere un brevissimo passaggio. Il concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito dal Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, rispetto ed amore. L'atteggiamento della Chiesa, del Concilio, è tutto raccolto in queste tre parole: nei confronti della famiglia umana, solidarietà, rispetto e amore, dentro la quale è inserito che instaurando con la famiglia umana, un dialogo sui vari problemi che la assillano. Un dialogo con il mondo contemporaneo, perché, come diceva il Beato Giovanni XXIII, la Chiesa deve sentire sempre forte il bisogno, il desiderio di conoscerlo meglio, questo mondo contemporaneo, di capirlo davvero a fondo per poterlo evangelizzare in maniera adatta ai tempi e dunque quanto più possibile efficace. E se questo è vero per tutto il Concilio, come era nelle intenzioni di Papa Giovanni, è particolarmente vero per la Gaudium et Spes, ed è ancora vero oggi a 50 anni di distanza. È proprio questo un po' il tema sul quale io mi dilungherò un po', perché qualcuno dice: ma la Gaudium et Spes è un testo ormai datato, è vecchio, andava bene per quei tempi, ma oggi è superato, c'è ben altro a cui pensare. Mi spingerei dunque a dire che è proprio la Gaudium et Spes che ha dato compimento pieno agli intenti per i quali Giovanni XXIII aveva convocato il concilio. E non è certamente un caso se la Gaudium et Spes fu approvata l'ultimo giorno, quando il concilio stava chiudendo. Erano arrivati proprio affannati a presentare quel testo, perché non riuscivano a trovare l'intesa nei mesi precedenti. L'aver intitolato il documento La Chiesa nel mondo contemporaneo, nel mondo, vuol dire aver affermato che la Chiesa ritiene di dover imparare a pensare se stessa non solo e non tanto di fronte al mondo, qui la Chiesa di fronte al mondo, ma come una realtà facente parte del mondo, perché essa stessa è mondo. Non è facile tirare i confini di qua la Chiesa e di là il mondo, perché confini non ce ne sono. La Chiesa è mondo. Basti citare la frase con cui comincia il documento: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo. Ed è questo brano che mi ha ispirato nello scegliere il Vangelo che abbiamo ascoltato, la risurrezione del figlio della vedova di Nain, dove abbiamo visto Gesù che intercetta sul suo cammino una situazione di dolore e non fa dei convenevoli e passa oltre, si ferma, condivide quel dolore, lo fa suo, dice parole di consolazione
e poi agisce, fa intervenire la sua potenza guaritrice, perché deve dare questo segno a chi è nel dolore. Così nella Gaudium et Spes la Chiesa del Concilio ha rivolto uno sguardo realistico sul mondo, sugli aspetti critici, e li descrive in maniera impietosa, ma ha saputo anche riconoscere ciò che esiste di positivo, non è tutto nero. Parlando degli aspetti negativi, non vede la colpa soltanto negli altri, quasi che noi siamo i buoni, i santi, i perfetti, e tutti quelli che non sono tra noi sono i peggiori della storia. Un esempio per quello che sto dicendo: quando si parla al numero 19 del fenomeno dell'ateismo moderno, invece di lanciare condanne, il Concilio affronta questo tema sforzandosi di cogliere le ragioni che ne stanno all'origine. Lo fa con il coraggio della verità nel denunciare l'errore, ma insieme con l'atteggiamento di comprensione verso gli erranti. Ma qui è l'aspetto più interessante: non esita a riconoscere le colpe che non di rado toccano gli stessi credenti. E proprio al numero 19 c'è un'espressione che ci fa molto pensare. Dice così: gli stessi credenti, i quali per ineguatezza dottrinale e soprattutto per incoerenza pratica finiscono con nascondere più che manifestare il genuino volto di Dio e della religione. Così il Concilio ha già anticipato coraggiosamente il mea culpa, ricordate, che Giovanni Paolo II fece poi nel grande giubileo del 2000. Mea culpa che, come sappiamo, è stato all'epoca molto criticato e osteggiato. Il Papa fu vigorosamente sconsigliato da tanti dei suoi collaboratori a non fare quel gesto. E questa stessa impostazione del problema è stata fatta propria in varie occasioni, anche ultimissime, anche dall'attuale pontefice, il quale ha esplicitamente affermato proprio questo in varie occasioni, a cominciare da quella memorabile Via Crucis al Colosseo, quando disse ancora da cardinale, senza giri di parola, che la tanta sporcizia che è nella Chiesa è di fatto un ostacolo serio alla evangelizzazione e alimenta l'ateismo. Altro che in attualità della Gaudium et Spes. Ma torniamo al nostro tema. Che cosa vuol dire denominare pastorale una costituzione conciliare? L'ansia pastorale non fa passare in secondo piano l'attenzione alla dottrina, anzi è vero proprio il contrario. Infatti, per dirla in parole quanto mai povere e semplici, che serve alla Chiesa possedere una dottrina alta, ricca, se poi non trova le parole, i linguaggi, i mezzi, le metodologie più adatte perché sia comprensibile e perciò compresa e accolta dall'uomo di oggi? Per arrivare, insomma, al cuore dell'uomo contemporaneo, visto che il Concilio si propone, come abbiamo detto, di dialogare con la famiglia umana, parliamo di quelle verità, della verità che è Cristo stesso e che non solo non è estraneo, lontano, ma è capace, ce lo ha dimostrato, di intercettare tutte le situazioni concrete in cui si dibatte la vicenda umana. Ed è alla luce di ciò, dichiara la Gaudium et Spes, che la Chiesa rivendica anche una voce pubblica, ma certo non nel proprio interesse, ma nell'interesse degli uomini, dell'uomo. Al numero 3 la Gaudium et Spes dice così: è l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, sono parole riprese dalla Gaudet Mater Ecclesiae, la locuzione con cui Giovanni XXIII inaugura il Concilio, sono prese di là con qualche ritocco. L'uomo nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.
Una esposizione peraltro che la Chiesa vuole compiere non assumendo l'aria di chi deve solo insegnare, ma anche di chi deve guardare bene il suo interlocutore, direi guardarlo negli occhi, per conoscerlo bene e dialogare seriamente e serenamente con lui. Questa è la base imprescindibile. Qualora non lo facesse, la Chiesa correrebbe il rischio reale di parlare una lingua che nessuno parla né capisce. L'ecclesialese si dice in certi ambienti, quel gergo che usiamo nei nostri ambienti e che usiamo e che capiamo a volte solo noi. Se uno che non viene abitualmente un giorno viene e ci sente parlare, dice: ma questi che lingua parlano? E noi non ce ne accorgiamo, ma cadiamo in questo pericolo. Il Concilio dunque, nella Gaudium et Spes, si interroga sulle questioni fondamentali dell'esistenza. Innanzitutto, chi è l'uomo? Qual è la visione dell'uomo che la Chiesa ha ricevuto da Gesù, dal suo Signore, e che perciò custodisce gelosamente e annuncia vigorosamente? Al numero 10 tali questioni sono condensate in queste domande. Cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa valgono quelle conquiste pagate a così caro prezzo? Che apporta l'uomo alla società? E che cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita? In ogni tempo e luogo noi lo sappiamo bene, perché questi interrogativi ce li portiamo dentro tutti. Tali interrogativi sollecitano il cuore umano e lo spingono a cercare non risposte palliative, ma risposte piene e definitive. Il solenne pronunciamento che la Gaudium et Spes compie di fronte a tutti gli uomini è questo: la risposta si trova in Gesù Cristo, il quale è la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Ora noi parliamo un po' dell'attualità della Gaudium et Spes. È superata? Noi sappiamo bene che le situazioni mutano continuamente e rapidamente. Quando la Costituzione fu promulgata nel 1965, 50 anni fa, il mondo era certo molto diverso da come ora. Innanzitutto era diviso in blocchi, ricordate? C'era la guerra fredda, sempre sull'orlo di diventare calda. Ma si intravedeva anche, in particolare nel mondo occidentale, un promettente progresso scientifico ed anche economico. Erano gli anni del boom, come si diceva allora, economico. Oggi invece lo scenario mondiale è decisamente mutato. È finita la guerra fredda, i muri sono caduti, ma il mondo non è affatto più sicuro e sereno. Focolai di guerre si accendono in continuazione. La scienza e la tecnica hanno realizzato certamente progressi enormi, ma anche i pericoli sono diventati più incombenti e reali. Basti pensare alle frequenti catastrofi legate all'energia nucleare e a quelle ambientali legate a un uso selvaggio senza vincoli etici dello sviluppo industriale. Nella nostra regione la situazione del sito siderurgico di Taranto è un segnale forte e preoccupante di un discorso molto molto più ampio. E poi l'enorme incremento dei mass media influenza sempre di più la vita quotidiana degli uomini in ogni angolo della terra. Difatti è accaduto che soprattutto all'interno delle nostre società occidentali, ahimè, di antica tradizione cristiana, nel processo di secolarizzazione odierna i frutti positivi del progresso si sono staccati, emancipati dalle loro radici cristiane. Questa è una riflessione che ci porterebbe molto lontano, ma sarebbe molto interessante approfondire, rinnegandole perfino e perdendo così il loro stabile fondamento. E l'euforia per il promettente progresso economico sta lasciando il campo
a una pesante, cocente delusione per una crisi dai tanti volti che sembra senza via d'uscita. Certamente la Costituzione pastorale non poteva prevedere tutto questo. Soprattutto non poteva prevedere il passaggio dal periodo moderno all'attuale situazione che viene indicata come post-moderna, con le sue nuove sfide e i nuovi problemi. Tale sviluppo ha messo in discussione non solo l'eredità cristiana, 2000 anni di storia sono pure 2000 anni, non è un gioco, eppure sembra che non stia rimanendo più niente, sembra. Ma ha messo in discussione anche le grandi ideologie del passato, sostituendo adesso un dilagante pragmatismo strettamente legato ad uno sfrenato individualismo. Questi sono i nostri tempi. Ora, di fronte a tanti elementi di novità rispetto alla situazione degli anni 60, ci si potrebbe chiedere: ma la Gaudium et Spes è ancora attuale? Ebbene, se si va al cuore dei problemi, non se ci accontentiamo di guardarli nella loro fenomenologia, al cuore dei problemi, ci accorgiamo che la Gaudium et Spes acquista attualità persino maggiore, perché ripropone in termini davvero impellenti l'interrogativo di fondo che allora la Costituzione poneva, ed è questo: i cambiamenti intervenuti nell'età contemporanea sono tutti utili al vero bene dell'umanità? In particolare, al numero 4, la Costituzione pastorale si domanda: un ordine temporale più perfetto, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale, è proponibile? Si può avere? Avremo mai un progresso spirituale senza un progresso spirituale se ci fermiamo soltanto a curare il benessere temporale? Ipotizzare una umanità che possa aspirare a rendersi migliore, addirittura più umana, attingendo solo alle energie e alle risposte della ragione lasciata a se stessa e della scienza impazzita, ebra delle sue conquiste, senza considerare anche la prospettiva religiosa e spirituale della vita, è pura utopia. Questo è un po' il cuore della Gaudium et Spes, dell'Evangelo che la Gaudium et Spes grida al mondo, è pura utopia. E la storia continua purtroppo ad essere una maestra inascoltata. La prospettiva dell'uomo che la Gaudium et Spes ci offre la possiamo racchiudere in una frase che può essere anche ad effetto e piuttosto rozza, ma che dice tutto in poche parole, ed è questa: l'uomo in ogni stadio della sua esistenza è di più, molto di più di un semplice agglomerato di cellule o una specie solo più evoluta del regno di animale. Il cuore della Gaudium et Spes è in questa affermazione: l'uomo è immagine di Dio e vede in Gesù Cristo il modello insuperabile di umanità completa e pienamente riuscita. È lui, Gesù, l'immagine del Dio invisibile al quale il Padre aveva pensato da sempre. E perciò l'uomo porta in sé un germe di eternità. Dimenticare questo significa, a parte un'offesa a Dio, ma un'offesa all'uomo. Perciò è capace l'uomo per se stesso di nutrire alti ideali, aspirare a destini di eternità. Certo, questo noi lo diciamo da credenti. E sicuramente questo, a mio avviso, è uno degli aspetti, nonostante siano passati 50 anni, non solo di novità, ma di straordinaria attualità nella Gaudium et Spes. Vediamo tutto quello che si agita nel campo della bioetica sul fine vita e sull'inizio vita e capiamo il valore di questa affermazione che ho fatto. Allora noi alla scuola della Gaudium et Spes dobbiamo imparare a cercare comunque instancabilmente un incontro, un dialogo anche con i non credenti, perché paradossalmente prima ancora che il futuro della religione
Quindi proprio su questi temi è in gioco l'uomo e il suo futuro, il suo destino. Si diceva sopra, la storia continua a darci testimonianze di quali livelli di crudeltà e di malvagità si possono raggiungere quando l'uomo attinge come punto di riferimento della costruzione della storia ad una prospettiva solamente materialistica, economica, edonistica e dunque cinicamente razionale. È pertanto più che legittimo tornare alle riflessioni e alle analisi della Gaudium et Spes per verificarne il valore e coglierne la sapienza che è tutta ancora da scoprire. Infatti la Gaudium et Spes non si limita agli interrogativi di fondo, quelli a cui accennavo adesso, ma nel desiderio di rendere più concreto il servizio all'uomo del nostro tempo, essa scende anche sul terreno dei problemi concreti. E adesso una serie, una scaletta di temi, li accenno soltanto rapidamente per non allungare troppo. Tra questi, certamente, ha particolare rilevanza la necessità di promuovere la dignità e la santità del matrimonio e della vita familiare. È un tema al quale la Gaudium et Spes dedica pagine molto belle, molto intense, molto mai superate, anzi. A questo tema sono dedicati numeri che vanno dal 47 al 52. E negli anni successivi al Concilio, l'ulteriore evoluzione del costume ha mostrato quanto la Chiesa avesse visto giusto, nella giusta direzione, ponendo con chiarezza questa urgenza all'attenzione della comunità cristiana e di tutta l'umanità. La famiglia oggi, lo sappiamo, è messa a repentaglio non solo da fattori esterni, come la mobilità sociale, le nuove caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, ma anche e soprattutto da una cultura individualistica, priva di un saldo ancoraggio antropologico ed etico, che dia tenuta ai nuclei familiari nella comunione e nella pace. Sappiamo molto bene che qua e là si diffondono correnti di pensiero che addirittura sostengono una visione della vita nella quale non ci sia più posto per la famiglia, considerato un retaggio ormai del passato. Vedevo ultimamente un libro che portava questo titolo emblematico: Ancora famiglia? Punto interrogativo. Come dicono, ancora parlare della famiglia? È un cammino di riflessione e di testimonianza che proprio la Gaudium et Spes ha ispirato in questi decenni, e noi abbiamo visto come tanto magistero della Chiesa nei decenni che stanno tra il Concilio e noi si ispirano proprio alla Gaudium et Spes. Se voi prendete uno qualsiasi dei testi magisteriali, uno fra tutti la Familiaris Consortia di Giovanni Paolo II e il Direttorio di Pastorale Familiare della nostra CEI, hanno tratto ispirazione dai pronunciamenti conciliari della Gaudium et Spes sulla famiglia. Un altro tema: la Costituzione riconosce l'importanza della cultura e insieme l'autonomia legittima delle realtà terrene, della scienza, dell'economia, della politica. Mi esimo dall'indicarvi i numeri, altrimenti diventerei pedante, ma nel testo scritto sono tutti indicati. Un'affermazione tra le tante: le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare. Il che vuol dire, in termini concreti, per semplificare al massimo, pur senza banalizzare, che non esiste una scienza cristiana, una politica cristiana, una economia cristiana, che si possano definire dunque cristiane per sé, ma esiste invece un modo cristiano di fare scienza, un modo cristiano di fare politica, un modo cristiano di fare economia, perché tutto concorre al vero bene dell'uomo e di ogni uomo. Ora dunque, con tale affermazione il Concilio respinge l'integralismo
Noi siamo molto preoccupati, giustamente, dell'integralismo islamico che sta mettendo sotto sopra il mondo, ma credo che ci dovremmo anche un pochino preoccupare di certo integralismo cristiano che qua e là ogni tanto s'affaccia. Il Concilio respinge l'integralismo che, volendo trarre una risposta automatica dai principi della fede per le questioni del mondo, ha spesso causato conflitti dolorosi, oltre che inutili, con le scienze, la cultura e la politica moderna. Il riconoscimento della legittima autonomia delle diverse realtà terrene è fondamentale per la libertà dei laici cristiani nel mondo, perché sono loro gli esperti in questo campo, in questi campi, e loro dispongono delle competenze necessarie per cui l'impiego del Vangelo è fonte di luce e forza, ma anche non direttamente fonte di conoscenza, cose che la Chiesa dice da 50 anni, ma qualche volta si ha l'impressione che qualcuno non le ha ancora non capite, non le concepisce proprio. Un altro tema molto presente nella Gaudium et Spes è che è molto attuale come fonte ispiratrice di tanta parte della vita e delle società contemporanee è la promozione dei diritti umani e la condanna di ogni forma di discriminazione. Ma oggi parlare di diritti è tutt'altro, ahimè. Quando si parla dei diritti civili si parla di altro, trasformando, scambiando e equivocando i desideri in diritti. A volte c'è questa cultura oggi. Ogni desiderio è un diritto, mi spetta. E siccome mi spetta, lo Stato me lo deve garantire. È proprio una mutazione di pensiero che ci trova spiazzati. Il Concilio affronta tali tematiche mettendo in primo piano il messaggio di Gesù Cristo, perché solamente in Gesù Cristo il mistero dell'uomo trova la sua luce. Al numero 22 dice così: Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela pienamente l'uomo all'uomo. Che meraviglia, che felice espressione. Svela pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. E questa altissima vocazione, essendo propria di tutti gli uomini, è ciò che costituisce il valore e la dignità, di ogni uomo, nessuno escluso, indipendentemente dai fattori contingenti che invece purtroppo sono fonte di diversità e quindi di divisione e di discriminazione. L'età, la salute, la razza, il colore della pelle, la condizione sociale, la religione, la situazione culturale, sotto qualunque casacca, sotto qualunque divisa, l'uomo è sempre quello. Questa è un'affermazione di altissimo valore antropologico che la Gaudium et Spes ha consegnato al mondo. Anche per quel che riguarda la vita economico-sociale, riprendo un pochino questo aspetto accennato sopra, le indicazioni della Gaudium et Spes sono quanto mai preziose e attuali ancora oggi. È forte il richiamo a tutto il magistero sociale degli ultimi due secoli, a partire da quella pietra miliare che fu la Rerum Novarum di Leone XIII. Fin dall'esposizione introduttiva, al numero 4, e poi questo tema è sviluppato nei numeri 63, dal 63 al 76, essa richiama l'attenzione al grande scandalo della società moderna. Ed è questo: mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica, e tuttavia una grande parte degli abitanti del globo è ancora tormentato dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini 50 anni fa, oggi ancora, ahimè, non sanno né leggere né scrivere. C'era da sperare che questa amara constatazione dovesse essere superata dallo sviluppo successivo, specialmente dopo che la caduta delle grandi ideologie e la fine della guerra fredda hanno messo l'umanità in grado di affrontare con nuova energia il problema della povertà. Ma ancora oggi esistono inaccettabili situazioni di miseria.
aggravate dalle guerre tra poveri, a cui il nostro mondo dell'opulenza, il nostro cristiano, spesso fornisce con una mano aiuti che non risolvono nulla e con l'altra armi micidiali sempre più sofisticate. Il commercio delle armi non è un mistero per nessuno, è una voce non secondaria dei bilanci di tanti stati moderni, di antica tradizione cristiana. Il problema della povertà e del suo superamento mediante un'economia rispettosa del valore primario della persona rimanda così a un discorso più ampio di etica politica. Se ne parla ai numeri 73-90. La Gaudium et Spes dedica pagine eloquenti alla fondamentale necessità di promuovere nelle nazioni e tra le nazioni una vita politica ispirata a irrinunciabili valori morali. È quello che manca oggi, una politica senza etica. Il fatto che certi comportamenti non siano rilevanti sul piano penale, come dice qualcuno, non vuol dire che non siano gravissimi sul piano etico, morale, e qualificano se questo viene da un cristiano. E i cristiani che militano in politica sotto qualunque bandiera, questo non dovrebbero mai dimenticarlo. E poi c'è il tema della pace, se ne parla dal numero 77 e seguenti, strettamente legato a quello della giustizia e del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo. L'appello del Concilio a promuovere la pace è tuttora quanto mai vivo ed attuale. Ne è un segno eloquente, fate la prova se volete, il fatto che i messaggi pontifici per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1° gennaio di ogni anno, continuano ad attingere in abbondanza alle affermazioni conciliari. È come un cesto di pane buono a cui puntualmente si va ad attingere, perché ci si accorge che quel pane, che poi è il pane che viene dal Vangelo, no? Quel pane è ancora buono e fragrante e utile per il mondo di oggi. Dunque, nonostante alcuni limiti storici, la Costituzione pastorale può ancora oggi delineare un importante orientamento per il cammino della Chiesa nel terzo millennio. Stiamo parlando di nuova evangelizzazione. Qualcuno ha suggerito, togliamo nuova, dobbiamo fare evangelizzazione, perché sembra in certi momenti che dobbiamo partire da zero, e allora non è nuova come se ce n'è una vecchia, dobbiamo evangelizzare perché ci troviamo in un contesto ormai pagano. In effetti, chiunque legga il documento con animo attento e sereno non può non concludere che il suo messaggio ultimo è Cristo stesso, Redentore dell'uomo. È Lui che il Concilio addita come il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della storia della civiltà, il centro del genere umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza delle sue aspirazioni. La bellissima espressione al numero 45. Gesù Cristo rimane presente come luce del mondo che illumina il mistero dell'uomo non solo per i cristiani, ma anche per l'intera famiglia umana. Rivela l'uomo a se stesso, chiama tutti all'identico destino e mediante lo Spirito Santo offre a tutti la possibilità di venire a contatto con la sua definitiva vittoria sulla morte. In definitiva possiamo e dobbiamo affermare che con questo documento conciliare la Chiesa professa solennemente dinanzi al mondo la convinzione che le speranze per un mondo più umano non potranno essere realizzate senza Cristo. Questo è il puro Vangelo. Senza l'accoglienza della sua grazia, che invisibilmente già lavora comunque nel cuore di ogni uomo di buona volontà. Un'espressione tanto cara a Giovanni XXIII. Mi avvio alla conclusione. Se abbiamo iniziato con un ricordo di Giovanni Paolo II, mi piace ora concludere con un richiamo al grande Papa Paolo VI, che della Gaudium et Spes certamente è stato il vero ispiratore. Io mi immagino che si sarà messo dietro alle calcagna di quelle che scrivevano per dire sbrigatevi, aggiustate, che il concilio finisce e non possiamo aspettare, no?
Vorrei leggere uno squarcio della sua allocuzione pronunciata il 7 dicembre del 65, giorno in cui si concludeva il concilio e giorno in cui veniva approvato il testo definitivo dopo infinite revisioni e riscritture. Sono parole davvero ispirate che conservano un'attualità impressionante. Vi si legge tra le righe una palpabile soddisfazione del Papa per essere riuscito a far andare in porto questo documento, visto che aveva avuto un iter di elaborazione molto tripolato, come vi ho detto. Pensate che alla prima votazione per la sua approvazione ci furono ben 251 voti contrari, che erano tanti, ma poi in sede di promulgazione si ridussero a 75. Allora, queste le parole del Papa, e con queste concludo. La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell'uomo quale oggi in realtà si presenta, l'uomo vivo, l'uomo tutto occupato di sé, l'uomo che si fa soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione di ogni realtà, tutto l'uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze, si è quasi delizzato davanti al consesso dei padri conciliari, essi pure uomini, bello questo inciso del Papa, essi pure uomini, tutti pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi. L'uomo tragico dei suoi propri drammi, l'uomo superuomo di ieri e di oggi, e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce. Poi l'uomo infelice di sé, che ride e che piange, l'uomo versatile, pronto a recitare qualsiasi parte, l'uomo rigido, cultore della sola realtà scientifica, e l'uomo com'è, che pensa, che ama, che lavora, che lavora, che sempre attende qualcosa, il filius accrescens. E l'uomo sacro per l'innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo dolore, l'uomo individualista e l'uomo sociale, l'uomo laudator tempori sacri e l'uomo sognatore dell'avvenire, l'uomo peccatore e l'uomo santo, e così via. L'umanesimo laico, profano, alla fine è apparso nella terribile statura che ha, in un certo senso sfidato il concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è così incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cos'è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra, ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari delle trascendenze, delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. Grazie. Il convegno, abbiamo attinto da Paolo VI, ha attinto da Paolo VI tutta la sua energia, la sua forza, quando ha fatto promulgare a livello sinodale la Sacrosanctum Concilium, e io ho fatto degli a memoria, e si conclude con questa altrettanta testimonianza di Paolo VI sull'uomo, che nella sua concezione viene da molto lontano, soprattutto nel suo programma pontificio, segnato da quella enciclica inaugurale del suo pontificato Ecclesiam Suam, laddove già delinea il percorso di una chiesa non arroccata,
in quella posizione verticistica di arroganza di chi deve tuonare, imporre, discettare, ma la visione bellissima dei cerchi concentrici che si riflette già nella Lumen Gentium. E quindi capite bene che questa memoria degna di Paolo VI, da me compiuta e dal carissimo Don Luigi, significa restituire a questo grande pontefice il grande, diciamo sì, grande compito, grande piacere, grande onore che egli, a lui va riservato, proprio perché il concilio dopo la morte di Giovanni XXIII stava per naufragare, e chi ha tenuto in piedi e in mano tutta la situazione è davvero è stato Paolo VI. Poi tutta l'applicazione e l'attuazione dovuta anche a Giovanni Paolo II. Sono, direi, annotazioni storiche che ci fanno vedere come la Chiesa cammina nel tempo e si avvale di tutto quello che costituisce anche la dialettica interna alla Chiesa. E quindi capite bene come, ecco, laddove abbiamo trovato vescovi, pastori altamente attenti al momento storico, altri invece fossilizzati, ma sugli uni e sugli altri c'è la potenza dello Spirito che come vento ha spiazzato, ha spazzato via queste nubi che si stavano addensando, e riproponendo il volto della Chiesa in un vero e perfetto maquillage, il volto bello di una Chiesa giovane, viva. Il Concilio ci ha dato proprio questo, il volto di una Chiesa bella, che dialoga con gli uomini e che non si pette di fronte agli uomini, ma nella storia, e riassumando proprio tutta la letteratura primitiva legata esattamente alla famosa lettera a Dionieto, che è l'ispiratore di tante scelte che sono rifluite all'interno del Concilio. Allora, ecco, è emersa ancora una volta la prospettiva della pastoralità, accennata ieri in maniera alta da parte di Don Massimo, e nel titolo Gaudium et Spes, Costituzione pastorale. Cari amici, forse voi non avete idea di che cosa sia avvenuto nell'ambito anche dell'Accademia Scientifica e della Teologia, dove c'era, ecco, questa dimensione pastorale e con qualcosa così, beh, vogliamoci bene, quasi che le discipline alte erano quelle che dovevano determinare un andamento anche culturale, dimenticando che la storia aveva bisogno di una odegetica. Cos'è questa pastorale, che uso il termine greco odegetica? Cioè è questo condurre per mano e indicare la strada, l'odos, cioè la Chiesa ha questo compito di orientare, ma facendosi compagna della storia e nella storia con gli uomini. Allora vedete come quando si parla di pastoralità non è qualcosa di essere ancilla delle grandi scelte teologiche, filosofiche, ma pastoralità significa essere attenti a quello che è il cammino che Cristo ancora percorre nella sua Chiesa attraverso i suoi pastori. Perciò pastoralità, ecco, non è qualcosa da prendere sotto gamba, eh? E mi riferisco ai cari sacerdoti. La pastoralità è una scienza che va acquisita anche e soprattutto scientificamente, per tutto quello che attiene ogni genere di strategia, ogni genere di attenzione al territorio, ogni genere di rapportarsi con le varie categorie, ecco, che costituiscono il tessuto della parrocchia. Quindi non si può andare, ecco, avanti con una pastorale, ecco, dal buon Don Abbondio o da buon parroco di campagna, beh, vogliamoci bene, cerchiamo, no, la pastoralità, ecco, implica, come si è già ricordato, un rigore di tematiche che esprimono la facies, il volto di un mondo che cammina. Ecco, perciò parliamo di pastoralità
come odegetica, cioè come orientamento per il cammino sulla nostra strada che dovrebbe condurre attraverso l'altra presenza, la visione cristocentrica. Avete ascoltato in questi giorni come Cristo la fa alla grande, entra continuamente, è l'asse gravitazionale attorno a cui rotea tutta la storia, perciò la A e la Z, l'alfa e l'omega, il principio e fine, perciò non si poteva non tener conto di questa prospettiva cristocentrica che prende rilievo anche l'antropologia. Chi ha avuto modo di considerare gli studi dalla lettura del modo di impostare la teologia del passato, la stessa morale, ecco, a quello che poi i teologi si sono subito occupati di evidenziare la dimensione antropologica. Ma la vera antropologia potrà avere significato solo quando diventa anche nell'ambito di Cristo questo antropocentrismo, a partire dall'uomo nuovo che rivela l'uomo all'uomo, che fa nuove tutte le cose. Questa è la visione antropologica della Gaudium et Spes, che pone al centro Cristo uomo, ma nello stesso tempo Dio. Perciò, ecco, questa visione teantrica, uomo-Dio, come la Chiesa, umana e divina, uomo e Dio, e perciò si fa carico delle ansie, delle preoccupazioni, ma non si arresta all'orizzonte, no, del mondo che finisce, ma spinge la storia verso orizzonti futuri. Allora capite che anche all'interno della Gaudium et Spes, non mi ricordo se parli sul numero 48, qualcuno c'ha la Gaudium et Spes, numero 48, quando parla proprio dell'enigma della morte, ecco, di fronte alla morte, ecco, l'uomo, ecco, diventa, ecco, l'avete trovata, non so se ricordo bene, ecco, rileggetelo questo paragrafo. Che numero? No, sì, no. Dicevo, ecco, di fronte alla morte, all'enigma, ecco, non avete trovato? Beh, va bene, vado avanti io per conto mio. Dicevo, ecco, nella Gaudium et Spes si mette in evidenza anche alla luce di Cristo il mistero ineludibile, terribile, quello della morte, l'enigma, che diventa ancora più acuto questo enigma se non si pone al centro la prospettiva del Cristo, ecco, incarnato, morto e risorto. Vedete come, ecco, il cristocentrismo entra in tutte le pieghe, e diceva ieri Don Massimo, in tutte le piaghe della storia, le piaghe della storia, per le quali egli si fa compagno. Ecco perciò la pastoralità, mentre è odegetica, che ci indica la via, odos, che ci conduce, ecco, alla meta, diventa anche compagnia. La Chiesa che si fa compagna attraverso i suoi pastori, i suoi fratelli, verso queste realtà che ci, direi, ci interessano. Cioè l'uomo non può disinteressarsi di ciò che avviene e di ciò che succede all'interno della storia. Ecco, vedete allora come la sana antropologia che pone al centro l'uomo sarà vera antropologia nella misura in cui ci sarà il cristocentrismo, che non viene ad annullare e ad oscurare, e leggi, che non ce l'ho chiari, ecco, leggi il numero, era 18, non 40. In faccia c'è sempre un 8. In faccia alla morte l'enigma della condizione umana raggiunge il culmine. L'uomo non è tormentato solo dalla sofferenza e dalla decadenza progressiva del corpo, ma anche e ancora di più dal timore di una distruzione definitiva. Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell'eternità è un'espressione che io ho usato
nella mia relazione, il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. È uno di quei numeri straordinari che ho voluto in questa circostanza ricordare, proprio di fronte alle varie deflagrazioni, alle varie dissoluzioni della dignità dell'uomo, della persona, dove perfino questa realtà terribile, ma che è stata però abitata, animata dal risorto, perché anche egli, uomo, ha sperimentato la purezza di questo enigma, ecco, dà alla morte un volto aurorale. Cioè, voglio dire, io non voglio concludere il convegno con questo riferimento, ecco, alla realtà ultima, ma, cari fratelli, la visione cristocentrica deve abbracciare tutto l'itinerario del nostro essere, dal nascere al morire. Elementi questi, ahimè, il nascere e il morire, e quindi capite bene tutte le problematiche della bioetica, dove c'è la dissoluzione dell'uomo che è icona vivente dell'immagine trinitaria di Dio. Allora vedete come la Gaudium et Spes ha concluso il nostro itinerario immergendoci nella storia concreta dei nostri